Ciao amici di Progetto Serapeo, nel video di oggi vedremo come, mentre l'Occidente si avvia verso una progressiva industrializzazione e una profonda trasformazione del suo apparato sociale, economico e politico, l'Oriente sia rimasto grosso modo fermo ai tempi di Limadù. L'immenso impero cinese è governato dalla dinastia Manciù, mal sopportata dal popolo poiché considerata di origine straniera. I 2/3 della popolazione sono contadini, la tecnologia è praticamente inesistente, il commercio estero è minimo, l'esercito retrogrado a malapena assicura l'ordine nelle province centrali. Ma l'immenso impero cinese rappresenta un mercato molto grande, praticamente vergine, sul quale molti paesi europei hanno già messo gli occhi. Ad approfittarne fu il Regno Unito, esportatore in Cina dell'oppio prodotto nelle colonie in India. Per limitare gli effetti di questa devastante droga, il governo cinese ne aveva proibito il commercio, scontrandosi con l'ira di Londra. Seguirono due brevi guerre che videro la vittoria della Gran Bretagna. La Cina fu costretta a firmare il Trattato di Nanchino, con il quale apriva ai mercanti inglesi cinque porti, riconosceva l'extraterritorialità delle missioni commerciali straniere, creando dei veri e propri quartieri europei in Cina e cedeva a Londra la città di Hong Kong. Nel 1843 tali privilegi furono riconosciuti anche alla Francia, Stati Uniti, Belgio e Svezia. Tutto ciò comportò l'esaurimento della popolazione, special modo di Nanchino e del sud della Cina, che sfociò nella rivolta di Taiping. Ben presto la rivolta degenerò in una vera e propria guerra civile, che perdurò fino al 1864, quando Hong Xiuquan, autoproclamato presidente, guru divino del nuovo Stato, venne sconfitto dalle truppe imperiali affiancate dall'esercito britannico e da ufficiali francesi. Per ringraziare i paesi europei, la dinastia Qing aprì al libero commercio anche le regioni interne del paese. A peggiorare però la situazione concorse l'aggressione nipponica che portò alla cessione della Manciuria, territorio settentrionale ricco di miniere di carbone. Al governo del paese era subentrata nel frattempo la regina madre Xixi, in cinese Cixi, che mal tollerava gli stranieri e diffidava della tecnologia da loro importata. Nel tentativo di riguadagnare il favore del suo popolo, la regina Cixi fomentò una vasta ribellione che prese il nome di Rivolta dei Boxer, poiché i primi nuclei di propaganda antioccidentale vennero organizzati presso scuole di Kung Fu che gli europei erano soliti chiamare invece scuole di pugilato. Fu necessario l'intervento di quasi tutti i paesi europei per ristabilire l'ordine. Gli stessi paesi passarono poi, come ricompensa, alla spartizione in zone di influenza e instaurazione di veri e propri domini su ampi territori cinesi. Venne ad instaurarsi dunque un governo progressista, retto dal generale Yuan Shikai, che durante la rivolta dei Boxer aveva parteggiato per gli europei. Shikai accentrò il potere nelle sue mani e divenne molto popolare tra le file dell'esercito. Inviò ambasciatori in Occidente per studiare le leggi e le costituzioni, mentre in patria diede vita ad ingenti riforme per modernizzare le vetuste infrastrutture del paese. Nel 1911, però, il paese venne investito da nuove proteste che portarono alla caduta della monarchia, in seguito alla rivoluzione Xinhai. Nel frattempo, due grandi partiti politici erano sorti e conquistavano sempre maggiori consensi: il Kuomintang di Chiang Kai-shek, di ispirazione nazionalista, e nel 1921 il Partito Comunista.